Posillipo si è aggiudicato l'Eurocup battendo nel derby partenopeo la Carpisa Yamamay Acqua Chiara 11-10 nel secondo round della finale disputatasi nella storica piscina Scandone di Fuorigrotta, gremita fino all'inverosimile da oltre 5.000 tifosi e appassionati. Le due squadre napoletane hanno dato vita ad una bellissima partita, incerta fino all'ultima azione dopo che il match dell'andata due settimane fa si era concluso in parità 6-6. Per il Posillipo è il sesto trofeo continentale vinto dopo le tre Coppe dei Campioni e le due Coppe delle Coppe. Per la giovane Acqua Chiara, al di là della delusione per la sconfitta, rimane la soddisfazione di un'incredibile stagione culminata con questa finale di Eurocup. Sì, è una vittoria per Napoli, veramente, sono stati ragazzi meravigliosi, una partita straordinaria, in bilico fino all'ultimo secondo, ha vinto veramente Napoli, campioni in Europa, e sono orgoglioso di questi campioni che fanno veramente la meraviglia di Napoli in tutte le discipline sportive, oggi nella pallanuoto. Ha vinto Napoli, ha vinto la pallanuoto, questo sport straordinario. Napoli non vive di solo calcio, ma vive anche di pallanuoto e di tanti altri sport. Un impianto bellissimo, ci stiamo preparando a renderlo ancora più funzionale e ad ospitare più spettatori per manifestazioni come questa.